vogliamo nulla. Qui soldi. Bonifico, grazie. Okay, let's go. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Siamo qui a Massa Marittima in Toscana. Alle mie spalle vedete Monte Arsenti, che per chi bazzica in queste zone è un luogo famosissimo. Tantissimi trail. Siamo qui per il Winter Bike Connection. Chi segue il canale avrà già visto parecchi di questi eventi. Siamo stati sulle Dolomiti, siamo stati a Girona con la gravel, e per quanto riguarda l'inverno in mountain bike si viene sempre qui in Toscana. Siamo qui alla tenuta del Cicalino e cominciamo subito con gli appuntamenti. Le giornate lavorative sono sviluppate con appuntamenti con le aziende durante la mattinata, e nel pomeriggio si va a girare sui trail e a provare quindi le novità che le aziende ci faranno vedere. Si comincia subitissimo, mattinata bella piena, abbiamo Goodyear, Kenda e poi Liat, Fulcrum e Pirelli, quindi direi di andare subito all'attacco. Abbiamo appena finito il meeting qui da Kenda e ci sono stati presentati questi due modelli che saranno disponibili sul mercato ad aprile. Abbiamo il Rush Pro e il Karma 2. Come sapete il mondo del downcountry ormai è letteralmente esploso, sono gomme che derivano un po' dal cross country e quindi sono pensate per l'utilizzo un po' più gravoso, quindi delle spalle e delle costruzioni un po' più peste, delle gomme resistenti, senza però dimenticarci della resistenza al rotolamento e soprattutto del peso. Per il Rush abbiamo un pattern molto molto più scorrevole, tasselli bassi, anche se abbiamo comunque sui lati dei tasselli che permettono di avere un buon grip, una forma molto molto rotonda, una mescola un po' più evoluta che deriva ovviamente un po' più dal cross country, mentre invece per il Karma abbiamo un tassello un po' più aggressivo, quindi pensato anche per le condizioni magari un po' più bagnate e umide. Oggi le proviamo, secondo me è anche bello pensare di poter fare un buon mix, quindi mettere magari un Rush al posteriore per avere un po' più di scorrevolezza, e se abbiamo bisogno di grip un Karma 2 all'anteriore. Comunque oggi facciamo un giro con le Top Fuel di Kenda qui sui trail, andiamo magari a farci uno spaghetti a salire, poi un bel trail a scendere. Spaghetti ragazzi non è un piatto di pasta, ma è il trail che sale verso Monte Arsenti, molto molto bello e pedalato, quindi ci vediamo più tardi. Continuiamo i nostri appuntamenti con Liat, con cui lavoriamo già tantissimo insieme ad Atena. Ci hanno fatto una breve overview di quella che è la linea nuova dedicata al trail. Abbiamo tutti i prodotti lì, sia io che Pialo oggi li proveremo appunto andando a pedalarli. Però voglio farvi vedere una cosa super super figa che è uscita quest'anno. La nuovissima Airflex è una maglia ibrida, perché è un misto tra una maglia protettiva e una pettorina. Qui tra l'altro abbiamo le due versioni, perché c'è sia la versione da uomo che la versione da donna. Tra l'altro mi hanno detto che è stato uno dei prodotti sui social spinti da Liat più commentati e più ricondivisi, la versione da donna, e questo è molto molto figo perché ha uno shape proprio diverso, pensato appunto per le forme femminili. Ma la cosa interessante secondo me è il fatto che sia ibrido, quindi abbiamo la pettorina che si divide dal resto della maglia protettiva, e abbiamo protezioni per le spalle, per i gomiti con questo tessuto che è molto traspirante, e la parte diciamo esterna che è quella della protezione vera e propria, quindi una parte anteriore in materiale che assorbe gli urti, e anche per quanto riguarda il paraschiena un bel paraschiena bello bello lungo che copre fino alla base appunto della schiena. La cosa interessante è che si può mixare la protezione e quindi vestire entrambe le cose sotto la maglia, mettere la pettorina solo sopra oppure vestire solamente la pettorina, ed è disponibile sia per quanto riguarda il diciamo il protettore completo, maglia più protezione chest pettorina, oppure solamente in versione così, quindi potete scegliere un po' e anche mixare. Poi per quanto riguarda la protezione, visto che tanta gente non utilizza la protezione dei gomiti o delle spalle, potete togliere e utilizzare questa come maglia intima, insomma potete fare un po' quello che volete. Detto questo raga, finiamo i nostri appuntamenti e poi ci vediamo sui trail. Continuiamo il nostro giro di presentazioni qui da Fulcrum, che ci mostra questa nuova Red Zone Carbon, una ruota dedicata al mondo gravel ma non solo. Questa ruota è a canale 28 con cerchio totalmente in fibra di carbonio. La prima caratteristica che si nota è il fatto che questo cerchio non è nastrato, quindi non ci sono le classiche forature per i nipples. Questo è un processo che ha dei grossi vantaggi in termini di resistenza e precisione per quanto riguarda la lavorazione, perché anche i fori dei nipples sono fatti direttamente nello stampo, quindi non vengono fatti in produzione meccanica successivamente, e questo consente di avere un allineamento perfetto per quanto riguarda la raggiatura. Ovviamente questo processo complica un pochino il montaggio, ma c'è un sistema brevettato appunto di Fulcrum che con questi cap che vengono montati
sopra i nipples in alluminio, ovviamente in acciaio, viene spinto dentro il nipples all'interno del cerchio dal foro della valvola, ovviamente che è passante, e con un magnete vengono poi montati e smontato il cap in acciaio. Quindi super super furba come idea. Il Fulcrum lavora tantissimo sulla produzione di un componente unico, quindi non prendendo pezzi standard come potrebbero essere nipples, raggi, cerchio e mozzo, ma crea questi componenti singoli per risultare un insieme unico e quindi avere più durabilità e ovviamente più prestazione di picco. Un'altra cosa che mi piace farvi notare è il fatto che i cuscinetti sono conici, quindi abbiamo una regolazione del precarico qui sul mozzo, e questo consente sia di avere una regolazione di fino per quanto riguarda i giochi che si possono venire a creare sul mozzo, ma soprattutto quella di avere uno scarico delle forze che è perpendicolare alla direzione dei raggi. Tra l'altro una cosa molto figa che si vede primo impatto, che oltre che essere bella esteticamente è anche funzionale, è il fatto di avere una doppia simmetria sul cerchio, che va a creare questo, diciamo, biscione, questo shape un po' particolare del cerchio. È molto molto figo da vedere, che però è anche funzionale, perché ovviamente, come magari molti di voi sapranno, quando andiamo ad utilizzare la bici andiamo a scaricare tantissima forza sulla parte del freno, ma soprattutto anche sulla parte della cassetta. Quindi questo shape permette di andare a scaricare un po' la forza sul cerchio e non creare torsioni che poi vanno ad influenzare anche la guida. Ultimo ma non meno importante dettaglio è il fatto che questo cerchio carbo non è lavorato in, diciamo, post produzione, dopo che è uscito dallo stampo, quindi la finitura che vedete qui è creata direttamente in produzione. Infatti si può sentire appena appena qui la bavettina dello stampo, ma la finitura è praticamente perfetta. Vengono solo applicate queste decal e quindi abbiamo già un cerchio che, oltre ad essere bello da vedere, è anche meno pesante perché non deve essere verniciato. 1445 grammi di peso per 1390 euro di coppia di ruote, quindi secondo me prezzo molto molto competitivo per un prodotto che a questo primo impatto sembra anche molto performante. Andremo sicuramente a provarle. Si va, si va, si va. Salve. No, grazie, non vogliamo nulla. Vuoi soldi? Bonifico, grazie. Okay, let's go. Ma ragazzi, avete visto che è arrivato poi? Non vi ho neanche fatto vedere? Impegnato, impegnato. Eh? Sta imparando a usare la GoPro. Stai già editando? Attenzione, il nostro Pialo con una Jekyll da paura. Cosa ne pensi, Pialo, di questa Jekyll? In questi primi metri? Ho già difesa l'abide. Tra l'altro siamo da buone bikers col giubbino, perché... Ovvio. D'altronde tutta l'aria che prendi nei bike, esatto, ti raffreddi. Ma va che è sottobosco. Ed eccoci on the top. Buongiorno signor Andrea. Buongiorno. Com'è qua? Che manette. Hanno messo del sapone. Vero? C'è del sapone lì sopra. Viene di brutto, eh? Sdrucciamole. Porco due. Malissimo lì. Mamma mia. Ma non potete capire. È una saponetta sta roba, non è un sentiero. Bisogna un attimo lasciarsi andare e non pensare molto. Mamma mia, devastante. Mamma mia. Com'è Andreino la faccenda? Bello, bello. Slipperino, eh. You are not from Brescia, you are from the lake. I can see from your skin. You are not from Brescia. I'm not really from the lake. From I'm a little bit above the lake. Andiamo a farci questo benedetto in front of everybody. Non riesco a capire se qua c'è del grip oppure potrebbe essere bastardo. Mamma, che bello tornare su sti trail. Fantastico. C'è il buon Pialo? O l'abbiamo perso? Com'è Pialo? Bene, bene. E poi la vecchia, la prima volta che non conosci il trail è così. Andiamo anche più tranquilli se vuoi. No, no, si viene, si viene. Qua com'era? Ah, qua com'è? Comunque sta bici qua è una bomba da guidare. Perché lui piace, si gara quando c'è quel flow qua. Così apre la manetta. Cazzo pedali, oh. Ho la bici apposta. Ah, calma. Si guardano col molla, endurone. È scoppiato. Usare molla, 300 sacchi. Sì, vai, vai. Vai che devi sfogare, per l'amor di Dio.
ai ai ai, drittone. Non siete mai venuti qua a girare, ragazzuoli, dovete farlo per forza. Ale, ale, ale. Finish. Per play. Sì. E quanto volevi durasse? Com'è andata allora, Andreino? Tu lo dire bene. Raccontaci un po', raccontaci. Diciamo che... Cosa? Bello slipperino così a vista. È stato interessante. È stato interessante, eh? Senti com'è giuccia. Ah, rieccoci. Quanto birutto. No, ah, ma c'è anche una coppia di cross countryisti qua, infuocati. Vuol dire che la pedalabilità rispetto alla Canyon che abbiamo appena lasciato, qua si fa sentire un po' meno, ovviamente. Da una parte abbiamo una biciclettona da enduro e dall'altra una trail praticamente. Ah, c'è mille mille persone, mille. Guardate chi c'è, ragazzi. Diciamo le due cazzate, no? C'è anche un Alberto direttamente from Rova, provincia di Veneto. Il bello. Non mi hai mai visto girare allora. Tanto vorrei farvi sapere che Albert si è fatto un selfie con Piala oggi pomeriggio. Sei geloso? No, 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 anzi sono stracontento. Sì, ma sono venuto male. Sei venuto male? Sì. Dovete rifarlo allora. Alla Goldie, alla Goldie. Perché... Alla Goldie, fai solo il selfie alla Goldie. Mascherina sembrava che avevo la pappagorgia. E c'ho anche la manetta che gira. Quella è gatto. No, no, no. Se questo ragazzo qua fa il nostro trail, allora io cambio strada. Andrea, devo? Devo. Prima radice si piantano. Brutte, brutte cose. Vabbè, dai. Ciao Simone, ci vediamo in fondo. Proviamo a stare dietro per 50 metri a Simone, che va come un aereo. Sono contento che davanti ci sia Andre, il pianeta mountain bike, che fa rallentare ogni tanto Simone. Ma oh, si guida bene, devastante quell'uomo. Io provo a non morire con lui. Vai, vai, Steve. Sì, sì, tanto lui va come una ventola. Ok. Usciamo un pelo dalla comfort zone qua. Sempre tranquillo Simone. In questo momento odio un po' Simone. Grande Steve, ma oh, quanto mi sto divertendo in questo momento. Devastante. Il bike è too slow. Com'è Pialo? Mi stanno facendo morire quei due lì davanti. Sto giro non andare al posto però. E niente ragazzi, è questa prima, questa prima giornata è finita. Siamo divertiti un botto, veramente un botto. Queste prime due discesine sono andate molto molto bene. Come vedete siamo belli belli sporchi. Com'è andato il casco, Pialo? Bene, bene, mi piace, sì? Comodo, leggerino. Sì, è fatto per il trail insomma. La maglia devo dire che è strafiga, mi piacciono un sacco queste maglie molto casual che però hanno questo tessuto tecnico. Tra l'altro questo tessuto di Leat è una figata perché viene ricavato dalla segatura delle piante. Quando vengono tagliate le piante, vengono abbattute, viene presa questa segatura macinata, lavorata e viene fatto questo materiale praticamente di riciclo, come anche tutto il packaging tra l'altro. Dal pellet, bravo, sì. Detto questo raga, mi spiace non avrei potuto parlare di quello che abbiamo provato oggi. Le nuove gomme Goodyear le vedrete in un prossimo video, abbiamo già finito di registrarlo. Come vanno le scarpette? Una bomba. Come vanno, comode? Sono comodissime. Io oggi non le ho provate ragazzi perché non sono ancora abile ad usare le clip. Piala ha usato la versione questa qui, nuova clip. Sono molto molto leggere, sono la versione trail, anche la suola
è un po' più tacchettata per andare a camminare, qua un po' più flat per scivolare meglio sul pedale e migliorare l'ingaggio con la tacchetta. L'unica cosa ovviamente è che è una scarpa molto molto leggera, qui la retina è aperta, quindi se prendete delle pozze come oggi vi bagnate i piedi. Sì, ce l'hanno proprio detto. Non andare sul bagnato. Sì, però è quello che abbiamo fatto perché a noi piace farlo. E niente, raga, noi ci vediamo domani con un prossimo video qui da Bike Connection. Non so ancora cosa vi potremo far vedere, cosa no, però vi teniamo aggiornati, cerchiamo di farvi vedere il più possibile quando possiamo. Se è la prima volta che arrivate qui, iscrivetevi al canale. Vi lascio qui in descrizione tutti i link di quello che vi abbiamo fatto vedere oggi. E noi ci vediamo nel prossimo video.